Che le bravi! Cominciamo proprio da qui, perché la telecamera spenta, videocamera spenta, mi stavi dicendo che Sanremo è un circo bellissimo, ti Ma stai divertendo? sì, no, mi sto divertendo un casino. Poi è ovvio che c'è pure il fattore ansia, perché poi sarebbe stupido negarlo, però no, mi sto divertendo proprio tanto. Sto scoprendo una, sai che uno ha nell'immaginario questo Sanremo inarrivabile. E adesso senza screditarlo, però effettivamente ti dà anche motivo di sorridere molto. No, è una bellissima avventura. Poi ovviamente io ancora non ho vissuto ancora il palco della diretta, no? Al di là delle prove. Quindi quella cosa ancora un pochino mi spaventa e dovrò capire bene come gestirla, però tutto quello che è la cornice di Sanremo è bellissimo, mi fa riderissimo. Beh, poi capiti quest'anno che c'è Maria De Filippi, so che tu adori Maria De Filippi. Ma sì, ma sai che sul web c'è un po' questa sacralità della figura di Maria, quindi è stato un po' un Madonna, conduce Maria, io sono proprio lì in quell'anno proprio. No, io devo essere sincero, io ho una fortuna incredibile, perché al di là di tutto, adesso tornando un attimo serio, io sono in un cast pazzesco, cioè vicino a me. L'altro giorno stavo alle prove e sentivi cantare Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Ron, e poi dici c'è Michele Brai adesso, ma qualcosa è andato storto, qualcuno ha sbagliato a dire i nomi. Però no, insomma, è una possibilità enorme per me. So che ho anche un grosso onere, oltre all'onore, no? Rispetto a quel palco. Perché io, a parte gli scherzi, essendo il mio festival di presentazione, perché di base a me questo festival davvero serve per farmi conoscere, far capire chi so, potermi raccontare in 3 minuti, no? Devo poter dimostrare di meritarmelo un pochino quel palco e spero di riuscirci. Il pezzo è molto bello, poi detto da me non è molto oggettivo, però il pezzo credo lo Allora vedo come un facciamo pezzo così, molto il tuo pezzo, il importante. diario degli errori, è molto bello, lo dico io, è Grazie, meglio, però raccontaci di questi errori perché insomma sei giovanissimo, 23 anni, che errori puoi aver fatto? ma guarda, io un sacco di persone mi hanno chiesto: ma come il diario degli errori già a 20 anni? Ti dico, Esatto. in realtà il diario degli errori ce lo puoi avere anche a 8 anni, capito? Purtroppo, nel senso che ovviamente cambia l'entità degli errori, perché magari da bambino fai degli errori diversi, da adolescente ancora. Poi sicuramente tra 10 anni il mio diario degli errori purtroppo sarà ancora più fitto, però è importante. Già da giovani essere molto consapevoli di quelle che sono le scelte sbagliate, no? Perché poi sono le scelte sbagliate che ti portano ad essere chi sei, dove sei. Io in questo momento sono equilibrato, no, perché sono comunque una persona molto scostante, però sono molto sereno e quindi devo riconoscere un po' un merito anche a tutte le scelte sbagliate che ho preso. Insomma, non ci sembri per niente scostante. Senti, naturalmente in bocca al lupo tu ti esibirai domani, altrimenti non saresti qui, penso, così a ridacchiare sulla Ma poltrona a sì, domani quest'ora. probabilmente starò già piangendo in camera. Lasciatemi qui, ho paura. No, in realtà ho tanta voglia di cantare, nel senso che ci tengo proprio. Anche perché io questo pezzo praticamente ce l'ho nel cassetto da un anno, quindi io voglio proprio farlo ascoltare agli altri, non ce la faccio più. Sono curioso di capire, insomma, come sarà l'impatto. Perché su di me, la prima volta che l'ho sentito, mi ricordo benissimo l'impatto che ha avuto. Quindi sono curioso di capire sugli altri che cosa può provocare. Sì. Naturalmente anche per te dopo il Festival di Sanremo ci sarà un album che uscirà il 24, leggo lì, inquadriamolo, eccolo qui, il diario degli errori, cosa c'è dentro di Michele? 4 febbraio sarà un disco molto intenso. Il disco si chiamerà Anime di carta e ci sarà un po' tutta questa metafora, no? Con la carta, anche il diario degli errori, no? Un po' sempre quello il concetto. Ma perché volevo parlare, raccontare, no? Quello che stavo vivendo, ovviamente a 20 anni cosa vivi? L'amore, la relazione a due e l'iniziare a capire, no? Le regole del gioco, no? Quando vivi la dimensione dell'amare. Io ho trovato un po' in questa metafora la sintesi di tutto quello che ho capito. Magari tra un anno ne avrò capite ancora altre, magari contraddirò tutto quello che ho detto fino adesso. Però quando vivi in due, no, sei un po' un'anima di carta, perché io con la mia luce ti passo attraverso e vedo attraverso, no, proprio come la carta, e poi la tua storia te la scrivi addosso. Se ci fossero degli errori, magari puoi anche provare a strapparla, però ti feriresti perché con la carta sei tu, no? E stando vicini, inevitabilmente, nel bene o nel male, finisci per accartocciarti. Quindi vivere in due a 20 anni, per quello che ho capito io, significa un po' imparare a convivere anche, no, con i limiti di questo numero, e quindi bene o male purtroppo siamo tutte anime di carta. Beh, poi comunque hai vinto X Factor, adesso vincerai Sanremo. No! Madonna santa, ma Non che si cosa stai dice! dicendo? No, guarda, in realtà io su questo sono un po' meno scaramantico, ma perché? Per me l'importante, su questo lo dico sincero, per me l'importante è arrivare a sabato, cioè ci terrei a cantare tutte le serate, ma perché è un palco così bello che dici, cavolo, sono qua, fatemi cantare il più possibile, no? Però no, vincere no, cioè sono io il primo a votare altri cantanti. Io ho già detto che il mio voto è per Fiorelle, io l'altro giorno ho sentito le prove e ho detto, ragazzi, non è possibile, datemi tutti i telefoni che avete, voglio votare la Mannoia, anche se non è iniziato il televoto, subito
subito. Però no, vincere non mi spaventa, perché non la vedo manco come un'opzione plausibile. Mi interessa però poter raccontarmi bene, poter insomma iniziare a farmi conoscere, quello sì. Beh, poi c'è anche la cover che ci teniamo. La cover ci teniamo tantissimo, io ho scelto un pezzo tra l'altro giusto così per dire se devo affogare a fuoco nell'acqua alta, perché insomma affrontare Battiato non è mai facile, no? Però sai cosa, Battiato è uno dei più grandi sperimentatori sonori, no? Che abbiamo, forse il più grande che abbiamo in Italia, poi è un grandissimo cantautore. Io mi sono scelto questo pezzo che tra tutta la sua produzione, se vuoi, è il pezzo più pop, no? Lo puoi leggere in due modi, cioè la semplicità della poesia del testo, che è un testo semplicissimo, no? Quasi una filastrocca, se vuoi, no? Una stagione dell'amore. Viene e va, però poi sopra ci puoi vivere tutta la tua esperienza, no? Ti accorgi di quanta difficoltà ci sia per scrivere un testo così semplice. E mi piaceva, se vuoi, dare un po' anche una voce alla mia generazione, no? Di come si vive la stagione dell'amore a 20 anni, no? Se cantassi questo pezzo tra 10 anni oggettivamente non lo canterei come lo potrei cantare oggi, però mi piaceva l'idea di dare la voce alla mia generazione attraverso gli occhi di qualcuno che insomma la modernità l'aveva già capita bene. Senti, chiudiamo, ti lascio andare, un'ultima curiosità, parliamo di amore, di 20 anni, insomma vogliamo dire basta con questo scandalizzarsi se un ragazzo si innamora di un ragazzo e soprattutto se lo dice, ma non sei un po' stanco pure te di queste cose? In realtà, guarda, nel senso me la vivo molto bene, io rido sempre tanto perché sono sincero, io su quello, per quanto sono un po' vecchio dentro, però davvero mi sento di essere un pochino un rappresentante, no, della nuova generazione attraverso il web e quant'altro. Io ho letto un sacco, no, sto scandalo, il coming out, mi ha fatto tanto ridere, no, ma intanto per una cosa, perché di fatto in quell'intervista dicevo sono single ragazzi, mi sono lasciato, e invece leggevo un sacco di commenti adesso sei libero di amare, no in realtà sono single, e quindi c'era un po' questa cosa che da casa mi faceva molto ridere. Ma poi ripeto, io nell'album poi racconterò molto, no, questa sensazione, no, che ho l'idea che sia un po', ripeto, quasi una questione generazionale più che una cosa autoriferita, la fluidità dei sentimenti, no, oggigiorno per quanto adesso sembra retorica, però la sessualità viene davvero in secondo piano, no? Col fatto che vivi in un certo tipo di impostazione sociale, tra i telefoni, i social e quant'altro, la prima cosa di cui hai bisogno è davvero una persona, non qualcuno a cui devi attaccare la tua vita. E poi la sessualità viene dopo, no? Nel disco io non avrò peli sulla lingua nel raccontare la mia storia, no? E quindi, nel senso, con questa naturalezza mi sembrava poi giusto a una domanda rispondere insomma coerente con la mia storia, senza poi voler scatenare tutta questa cosa. Però ripeto, mi fa molto sorridere perché ho sempre questa cosa di ah, il mondo dei vecchi, guarda come la vede, quindi me la vivo un po' così, con un po' la spavalderia e l'innocenza dei giovani, giusto così, dai. Però ripeto, sono single purtroppo, cioè io mi affronto le cose nella maniera più giusta, no? Finisce una storia, io ci devo scrivere un disco, non è che dici cioè fai il pianto e poi avanti, no, ci ho scritto un disco, va bene, è andata così. Grazie Michele, buon Sanremo. Grazie a te, grazie mille.